M'hai detto ti amo, ti dissi aspetta. Stavo per dirti eccomi, tu m'hai detto vattene. '1910-12. Jules, che era tedesco, a Parigi si sentiva solo. Chiese a Jim, che conosceva di vista, di farlo entrare a un ballo mascherato. Jim gli procurò l'invito e lo accompagnò da un tale che dava costumi a Nolo. Fu lì che Jim si accorse di provare un sentimento per Jules. Era l'amicizia. Diventò intensa durante il ballo, quando Jim vide Jules timido, un pochino buffo e infantile. Il giorno dopo parlarono molto. Le affinità erano tante, finirono per stare sempre insieme. Fino alle 3, alle 4 di notte si scambiavano lezioni sulle rispettive lingue e letterature. Erano anche poeti. Jim traduceva Jules, Jules, Jim. Comune era l'indifferenza, anch'essa poetica, verso il denaro. Jules non aveva donne a Parigi. Sperava di trovarne una, Jim ne aveva parecchie. Gli combinò un incontro con una signorina amante della musica. Fu quasi amore per una settimana. Poi gli presentò uno strano tipetto tutta chiacchiera. Parlava e parlava e stava nei caffè fino alle 6 del mattino. Poi una vedova, carina, bionda, uscirono in 3. Lei lo trovava gentile ma noioso. Portò per lui una sua amica. Jules la trovò gentile ma noiosa. Infine, nonostante il parere di Jim, Jules provò con quelle del mestiere, ma senza grandi entusiasmi. Al lavoro. Non c'è più vernice, scema! Diranno che gli anarchici non sanno la grammatica! Aiuto, Merlin mi corre dietro, è molto arrabbiato, scappiamo tutti e tre! Mi date da dormire per una notte? Mi chiamo Therese. Ma come si fa, Therese? Dormire da me è impossibile, poi non dormo a casa. Da Gilberto? Da Gilberto. Ma da Jules? Chi è Jules? Eccomi. E lei? Jim. Jim e Jules, allora? No, Jules e Jim. Cos'è? È meglio di un orologio. Quando la sabbia è giù, io mi devo addormentare. Lei si metterà là, io qui. Sicuro, là. Ha delle sigarette? Certo, sì. E lei, Jim? No, Jules. Lei è gentile, Jules. Adesso le faccio il trenino a vapore.